Sicuramente ci sarà un provvedimento che sanzionerà con l'espulsione dal beneficio dell'accoglienza i soggetti che si sono resi responsabili di questo episodio. L'episodio in questione è avvenuto qualche giorno fa, protagonista della brutta vicenda un 25enne nigeriano che all'interno di una struttura di accoglienza ha aggredito un giovane connazionale con un coltello da cucina. Per l'aggressore è scattata la denuncia per lesioni aggravate. Sono situazioni che in qualche modo legate a volte anche alle condizioni psicologiche di queste persone, anche se devo dire che sono episodi limitati, veramente si contano col contagocce rispetto al numero di migranti che sono presenti. Ovviamente noi abbiamo su questo un codice molto rigoroso e quindi l'abbiamo già attuato in altre occasioni, ogni qualvolta ci sono episodi appunto di mancato rispetto delle regole di convivenza da parte dei migranti, oltre a una procedura di diffida c'è proprio un'espulsione dal sistema dell'accoglienza. E sempre in tema di accoglienza arrivano dall'amministrazione comunale di Arezzo parole di apprezzamento nei confronti del prefetto Alessandra Guidi per aver sottolineato l'esigenza di un impegno da parte di tutti. La prossima accoglienza in provincia di Arezzo, si legge nella nota, dovrà essere fatta prioritariamente dai comuni che non ospitano ad oggi alcun richiedente asilo. Da parte nostra il comune di Arezzo sta ospitando tra 250 e 260 stranieri, cifre che dimostrano il nostro impegno quotidiano, anche perché sono ben al di sopra della soglia stessa suggerita dalla legge.